Forte! Forte! Dammi! Ho fatto un'intervista con che Filippo. No. Quello che è giapponese. Sì, è giapponese. Giapponese. Ho fatto un'intervista con un quotidiano giapponese adesso. Yeah, made an interview, you know, with the Japanese newspaper right now. I don't remember the name of the paper. Grazie.
Oh, vieni! Aspetta, cosa la bambina? Ma... Ma la cosa importante è quello che stiamo facendo, cozza o non cozza. È vero, è vero. La cozza per dargli stemperare un po' i violenti, i comportamenti violenti, la roba. Però è una cosa importantissima quella che stiamo facendo. Voglio dire, noi abbiamo abbiamo una piazza bloccata che non si può entrare. Quindi sabato non c'è nessuno. Certo. Noi dobbiamo fare una manifestazione che possa, con una fotografia o con un'immagine, far parlare qualche giornale estero. Infatti c'erano i giapponesi, giornali giapponesi, un australiano, uno di Seul ha detto molto importante quello che fa Seul. Ecco, quello che apre, parla al telefono. No, vabbè. Sto parlando. Beh, ma poi facciamo... Grillo, scusa, ma qual è il deputato che c'è lì dentro? No, io Marino lo metto una cozza unica. Ok, perfetto. Ma il discorso che vogliamo fare è una fila indiana che parte da qua. Se noi ci mettiamo uno dietro l'altro, portiamo 1000 cozze, abbiamo un portacozze enorme che ci aspetta lì al Parlamento, li mettiamo tutte dentro, e se noi riusciamo a far passare questa immagine di cittadini in fila indiana che portano educatamente, senza dare rimostranze. Non si parla di tratto buonismo, no, nei confronti di tu, mi pare siamo troppo buoni. Tratto buono, mi pare. Cosa fai? C'è la polizia, fai contro la polizia. Lo so, però se no. Quelli della Digo hanno tutti votato il Movimento 5 Stelle. Sono tutti, mi dicono, io sono con te quel maresciallo, io sono con te. Cioè, però a me sembra che in Europa, soprattutto in Spagna, le cose siano cambiate, non col buonismo, non so, non cambiano col buonismo queste cose. No, no, no. Ma guarda, io sono andato lì, sono sdraiati per terra con delle tende, facevano dei dibattiti, sono stati lì, erano sotto elezioni, quindi si guardavano bene da sgomberarli, perché erano sotto elezioni. Appena finito le elezioni erano sgombrati tutti. Quindi noi abbiamo fatto queste cose 5 anni fa, cioè con i videi cosa abbiamo fatto? Abbiamo occupato delle piazze, però andando a firmare delle cose, queste leggi. Però così non arriveremo mai lontani. Io ti dico, il movimento è nato 20 mesi fa. Sì, lo so. 20 mesi, sì. Provate a pensare 20 mesi, non è niente nell'arco della politica dei partiti, 20 mesi. Siete entrati dentro 150 comuni, abbiamo 160 consiglieri. Cioè, è un miracolo quello che stiamo facendo, e sempre conservando ognuno la propria autonomia. Arriveremo al 10%? Ma non ce ne frega niente. No, non ce ne frega il 10%. Questo è importante. Noi vogliamo arrivare al 100%, noi vogliamo portare i cittadini dentro. Sì, giusto. E sostituire una parte della politica. No, sì. Non ci interessa. Certamente. Noi vogliamo portare i cittadini dentro e farsi istituzione i cittadini. Quindi, per fare questo, devono assolutamente andare via questa terra. Allora, non possono chiedere sacrifici stando lì, non possono con quelle facce lì prenderti ancora per il culo attraverso i dibattiti con le finanziarie, con le patrimoniali, bisogna che se ne vada. La crisi sono loro, questo è quello che vorrei far passare da questa. Certamente. La crisi sono loro. Giustamente. Devono andare via. Tutti, destra, sinistra, centro. Chiunque, questa è la nostra battaglia, se no saremo un partito, non lo saremo mai un partito. E non dobbiamo essere un partito. Qualsiasi cittadino incensurato che ha la cittadinanza italiana, che non è iscritto a partiti, chiunque può fare il senatore o il deputato, può entrare in Parlamento, chiunque. Mi segui? Sì. Quando faremo questa specie di lista nazionale, perché è stata chiesta a viva voce, la facciamo, la faremo. Chiunque può iscriversi. Però il movimento scappa da Grillo. Chi ha già fatto politica non può andare avanti.
quindi qualsiasi cittadino può entrare nel proprio comune e può andare in Parlamento, questa è la nostra grande idea, che è questa di portare i cittadini dentro le istituzioni, punto. Ed è questo che ci diversifica dai partiti, hai capito? E se andate nei dibattiti, andate come cittadini.